Bazzicando su uno dei forum su cui abbevero il mio sapere, rispettivamente nel nostro settore, ho letto una discussione, non sono intervenuto ancora personalmente, dove un cliente lamenta di avere una telecamera che giorno e notte si vede sempre perennemente in bianco e nero. Quando scende la sera, la telecamera passa in modalità notturna, se siete lì nei pressi sentirete proprio uno scatto perché è proprio un componente meccanico che si sposta, fa un clock, e subentra la visione in bianco e nero. Questo a meno che la telecamera non abbia la funzione Starlight che le permette di lavorare a colori anche con pochissima luminosità. Se una telecamera si vede in bianco e nero anche di giorno, è evidente che c'è qualcosa che non va. Se la telecamera è una telecamera IP, potreste valutare di entrare nel menu di configurazione e resettarla perché il problema potrebbe risiedere anche nel software. Quindi potreste provare a risolvere il problema entrando nelle configurazioni della telecamera e provando a smanettarci un po'. Chiaro che già in una telecamera IP questo non è normale, se questo succede in una telecamera analogica c'è poco da fare. È evidente che probabilmente questo meccanismo che le permette di shiftare dalla modalità giorno alla modalità notte si è inceppato. Per cui 99,9% vi dico che la telecamera è o da buttare o da portare in assistenza. Giusto per così nota di cronaca, l'assistenza su una telecamera consiste nel sostituirla, se è in garanzia. Nessuno apre una telecamera al giorno d'oggi e la ripara, a meno che non si tratti di prodotti altamente costosi che quindi probabilmente non si romperebbero. Questo è uno dei difetti che riguarda le telecamere da poco. Quando uno dice, guarda un catalogo, legge due telecamere, le stesse caratteristiche tecniche e ci ballano 100 euro l'una all'altra, quindi magari una costa 20, una 120, ecco, questa è una di quelle ragioni per cui probabilmente una costa 120 perché magari è capace di fare tanti passaggi day and night senza rompersi. E mentre le telecamere da poco spesso e volentieri si bloccano. Per cui se la tua telecamera si vede in bianco e nero, 99,9% dei casi tu la devi buttare. Ciao.